Buongiorno, questo video non lo carico sul YouTube principale che ho 200, più di 200 visualizzazioni, ma lo metto in un altro video secondario perché l'ho ripetuto tantissime volte. Però devo dire che qua è una zona che mi piace, che mi prende il cuore, solo guardare quelle montagne là di fronte. Devo dire che questo video l'ho fatto tante volte, ma ogni volta è un'emozione nuova. Infatti, partendo dalla stazione di qua, come si vede dal nome, Cosio Traona, ho diverse diramazioni nei miei viaggi da viandante per camminare. Guardate paese di fronte che mi trovo, Cevo, Cercino e poi Mello, che appena trovo un appartamento qua a buon prezzo, sono già in parola, penso di venire a fine settimana in questa zona. Cosio Traona, la fermata dopo De Lebbio, prima di Morbegno. Ok, ho specificato bene dove sono. E per di più mi interessa quel castello che ho di fronte. Ecco Attenzione, un treno annuncio, in sono alla transito via stazione, Luro, treno in allontanarsi transito, dalla linea ma vi gialla. voglio dirvi tante cose. Il castello di Domofolio sia stato realmente costruito là di fronte nel VI secolo dal re Agilulfo, nonché marito della regina Teodolinda. Così racconta la leggenda, ma la realtà potrebbe essere anche vero, e sembra che la figlia fu realmente imprigionata, la figlia, soprattutto per adulterio a quell'epoca. Ma in verità il primo però documento storico che parla del castello risale solo al 1023, mentre il castello è stato fatto al VI secolo. Sentite questo campanellino, ho disturbato la mia intimità nel parlare, non importa, un po' di allegria ci vuole, sembra una musica a non finire. Poi mi piace rimanere alle stazioni e sentire gli annunci e campanellino, ma vi racconto di più ancora. Guardate la stazione Cosio Traona. Da qui, uscendo da questa stazione, allora, se si va dritto si va in paese di Cosio. Cosio, lo sto scoprendo tutto nei minimi dettagli. C'è una chiesa di San Martino che conserva ancora il tempo passato, hanno ritrovato delle ossa, delle catacombe appartenenti all'epoca passata, proseguendo di qua dal paese di Cosio. Poi quella chiesa lì è stupenda con un campanile altissimo, proseguendo da Cosio verso Morbegno. C'è una bellissima camminata, si raggiunge la frazione di Bruco. Sì, sono stato ieri un'oretta a piedi per arrivare a Morbegno, passando da Regoledo. Devo dire che Bruco mi piace, l'ho fatto ieri il video. Poi qui mi trovo a mio agio, questa stazione, perché c'è anche la sala d'attesa e mi piace, per quando è l'unica stazione che forse è permissibile entrare in questa sala d'attesa. Treno diretto che va sotto Tirano. Eccola qua la sala d'attesa, l'unica stazione sala d'attesa quando fa freddo, piove, di potersi riparare ed è sempre aperta anche nelle ore notturne, se dovesse capitare qualche cosa per un treno cancellato. Vi dirò di più che qua si sente ora non più l'annuncio campanellino, ma il rumore delle vacche col campanellino che suona. Ah, eccole là di fronte, gli animali, i cavalli, le mucche. Poi vi dirò di più che qui, proseguendo da questa stazione qua, uscendo, si va verso Piagno, a piedi è 1 chilometro, stare un po' attento alla percorribilità delle automobili. Poi una volta entrato in Piano, ecco, uscire di lì e si arriva a Piagno. È tranquillissimo arrivare a Piagno. Si va poi da lì
a un paese del comune di Rogolo, ho detto giusto. Poi c'è l'Iperal lì, l'Iperal più vecchio esistente della Valtellina, Rogolo, si prosegue, si va ad Andalo, sì, si va poi ad Andalo e si arriva finalmente ad Delebio, che posso fare facilmente a piedi da Cosio Traona a Delebio, ho spiegato tutto. Prima vi parlavo dell'Iperal, è convenientissima, comunque c'è anche qua Cosio Traona, se dovessi trovare la casa, un MD, proprio vicino in centro paese, molto comodo, economico. Sapete, il viandante non è tanto ricco, quindi cerca la possibilità dove c'è vicino supermercato, anche a poca distanza. È così la mia vita, voglio fare tante cose, voglio pagare Milano, voglio l'abbonamento, voglio mangiare, è la mia vita, devo limitarmi nelle spese, ma il mio desiderio è sempre immenso di viaggiare, non sono un vecchietto a 67 anni, magari l'anno prossimo, di rimanere sempre allo stesso luogo abitativo. Non sono per ora un vecchietto, amo viaggiare, lo so, ripetuto anch'io la storia della Valtellina tantissime volte, ritorno qua da una settimana, però è un senso di liberarmi dal luogo abitativo di dove abito, Baggio, sempre lì. Che vita è, che vita fanno molte persone? Rimangono sempre allo stesso punto di partenza, lì è tutta il mondo, si svolge il suo paese, è tutto il mondo, è così bello. Io ho cambiato nella mia vita, ve lo dico di più, 38 abitazioni, l'ultima che soggiorno di più è il luogo abitativo di Baggio, perché avendo una certa età posso avere degli aiuti, però cerco una seconda casa, l'ho già trovata altrove, pure in Valcamonica, ma non mi piace, non mi entusiasma la Valcamonica, l'ho trovata anche a Brennalzate, due camere grandissime, ma mi entusiasma la Valtellina, il vedersi di queste belle montagne che ho di fronte, e il paese dove io sono adesso, Cosio Traona, non ci sarà niente, ma per me tutto, ci sono i prati liberi, i prati da correre. Domenica Traona c'è l'inaugurazione dello Skyboy, domenica pomeriggio, domenica dalle 10 alle 18, l'amministrazione fa l'inaugurazione di quella pista che si va su e giù con i monopattini, e devo dire che qua c'è anche la pista ciclabile bellissima, questa non è illuminata, mentre quella dopo Morbegno Talamona è tutta illuminata anche di notte. Comunque non c'è problema, avendo l'abbonamento ovunque in Lombardia posso spostarmi anche due fermate del treno, andare a Talamona, che è stupendo, andare a Morbegno, proseguendo le quattro valli, Val di Mello, Val Masino, Val Gerola e Val Tartaro. Cosa voglio di più qui? È importante trovare un punto d'appoggio a Cosio Traona, dove io posso non dormire per non tornare tutte le sere. Il nervosismo a prendere la metro, il caos di Milano, amerei tanto la neve in questo posto e cercherei un luogo di centro di gravità permanente dove io posso sussistere in un paese denominato come questo, il quale mi dà la possibilità poi con vicino alle rotaie del treno di andare altrove nei paesi circostanti, come a Sondrio, facendo tutte le fermate regionali fino a Tirano. Questa è la mia vita, la Valtellina. Scusate se lo dico, mi entusiasma di più la Valtellina che la Valchiavenna, non so il perché.